In un villaggio sul fiume Yuele viveva un uomo che si chiamava Doruma. Non aveva nemici e tutti avevano rispetto per lui. Era un uomo molto fortunato, beato con una bella moglie, due figli sani, un campo fertile. Vedendolo ballare e fumare davanti alla capanna, Shabunda, il diavolo del bosco, ne ebbe invidia. E per dispetto quella sera, Shabunda gli infilò le unghie ad unche nei capelli e da lì gli sfilò via il sonno. Notte dopo notte Doruma non dormì, soffrendo le ore lunghe della notte, seppe che sarebbe morto entro breve tempo se non dormì presto. Troppo stanco per andare avanti, la moglie coraggiosa di Doruma partì per le montagne dove Kulala, lo spirito del sonno, dimorò. Poteva salvarlo solo Kulala, perché possedette la conoscenza e il potere per restaurare la salute di Doruma. Appena Oda si inoltrò nell'ombra nella valle del bosco sacro, un grande silenzio la avvolse. Oda spiegò freneticamente il suo dilemma a Kulala e sottolineò che non ci fu molto tempo. Il solo modo per restaurare il sonno di Doruma, disse Kulala, era che Oda doveva scegliere fra due veli rossi. Uno era quello del sonno, che ridarebbe la pace alle notti di Doruma. L'altro era il velo del sonno eterno, la morte. Kulala avvertì: chi lo toccherà, morirà. Oda scelse un velo. Era proprio quello del sonno. Spiegò a Kulala, che fu sorpreso, che Oda riconobbe il velo del sonno, che il velo era più consumato perché viene usato tante volte e tante notti. Il velo della morte era più nuovo, poiché si usa solo una volta. Oda si affrettò a tornare subito a casa. Oda mise il velo del sonno sulla testa del marito e quello infine dormì.